6 consigli per eliminare i fibromi penduli. L'azione antinfiammatoria ed antivirale del succo d'ananas ci aiuterà ad eliminare i fibromi penduli e ne eviterà la propagazione ad altre parti del corpo. Volete eliminare i fibromi penduli? Questi, chiamati anche papillomi cutanei, sono piccole protuberanze che compaiono sul collo, sugli avambracci, sulle palpebre e su altre zone del corpo. Si formano in seguito all'accumulo di collagene nelle parti più spesse della pelle, anche se un'altra causa può essere lo sfregamento. Sebbene non rappresentino un rischio per la salute, per alcuni possono essere molto fastidiosi perché tendono ad irritarsi o a lesionarsi con facilità. D'altra parte, la maggior parte delle persone desidera eliminare i fibromi penduli perché sono un problema estetico che non permette di sfoggiare una pelle impeccabile. La buona notizia è che non è necessario ricorrere a costosi procedimenti per eliminare i fibromi penduli. Grazie alle qualità di alcuni ingredienti naturali, possiamo preparare diversi rimedi per distruggere questi tessuti senza danneggiare la pelle intorno. Rimedi per eliminare i fibromi penduli 1. Aceto di mele L'acido acetico contenuto nell'aceto di mele è uno dei migliori composti per eliminare i fibromi penduli e le verruche. Questo trattamento deve essere realizzato per diverse settimane prima che si elimini del tutto la protuberanza. Ingredienti: aceto di mele, 10 ml, stuzzicadenti batuffolo di cotone nastro adesivo medico. Come prepararlo? Lavate la pelle accanto al fibroma pendulo con acqua tiepida e sapone neutro. Asciugate bene e sfregate delicatamente con uno stuzzicadenti. Inumidite il cotone con l'aceto di mele ed applicatelo sul fibroma. Fissatelo con del nastro adesivo medico e lasciate agire tutta la notte. Il giorno seguente sciacquate e ripetete il procedimento prima di andare a letto. Seguite i medesimi passaggi fino a totale caduta del fibroma pendulo. 2. Olio di ricino con lievito. L'unione di olio di ricino e lievito dà come risultato un composto per combattere questi antiestetici accumuli di pelle. Ingredienti 1. Cucchiaio di olio di ricino. 10 ml. 1-2 cuccaino di lievito in polvere, 2GR, nastro adesivo medico come prepararlo? Mischiate l'olio di ricino con il lievito in polvere fino ad ottenere un impasto appiccicoso. Una volta pronto, applicatelo sul fibroma e fissatelo con il nastro adesivo. Lasciate agire tutta la notte e sciacquate il giorno dopo. Dovete realizzare questo trattamento dalle 2 alle 4 settimane per ottenere buoni risultati. 3. Succo di ananas. La bromelina, un enzima contenuto nel succo di ananas, è molto utile per combattere questi fibromi che compromettono la bellezza della pelle. La sua azione antinfiammatoria ed antivirale riduce le dimensioni del fibroma e ne evita il contagio ad altre aree del corpo. Ingredienti: 1 pezzo di ananas, 3 gocce di succo di limone, 1 batuffolo di cotone. Come prepararlo? Tritate il pezzo d'ananas e aggiungete 3 gocce di succo di limone. Immergete un batuffolo di cotone nel liquido ottenuto ed applicatelo sulle zone interessate. Ripetete l'uso tre volte al giorno, tutti i giorni. 4. Tea 3 Oil Quest'olio essenziale è uno dei migliori rimedi naturali per eliminare i fibromi i pendoli e le piccole verruche cutanee. Le sue proprietà antibiotiche ed antivirali sconfiggono i patogeni che permettono a queste protuberanze di espandersi con facilità. Ingredienti 3 gocce di tea 3 e oil acqua, quanto basta, 1 batuffolo di cotone come prepararlo? Immergete un batuffolo di cotone in acqua e pulite l'area circostante al fibroma. Versate 2 o 3 gocce di Tea 3 e oil sulla zona interessata. Non sciacquate e ripetete nell'applicazione due volte al giorno, finché il Fibroma non sarà sparito. 5. Olio d'origano L'olio di origano è un prodotto utilizzato per combattere diversi tipi di infezioni, virus ed infiammazioni che colpiscono la pelle. I suoi composti attivi eliminano i fibromi ed evitano che appaiano in altre zone del corpo. Ingredienti 1-2 cucchiaino di olio di origano batuffolo di cotone: come prepararlo? Inumidite il batuffolo di cotone nell'olio di origano ed applicatelo sulla zona interessata. Ripetete l'uso due volte al giorno. Tutti i giorni. 6. Succo di cipolla e sale. I composti solforati delle cipolle e le loro proprietà antibatteriche possono essere utili contro questo problema. Ingredienti 1 cipolla 1 cucchiaio di sale marino, 10 gr. Benda come prepararlo? Tritate una cipolla e mettetela in un recipiente che contenga sale marino. Il giorno seguente estraete il succo di cipolla e usatelo per trattare i fibromi penduli. Applicatelo sulla zona affetta e copritelo con una benda in modo che agisca tutta la notte. Ripeti il trattamento per 10 o 12 sere consecutive. Scegliete uno dei rimedi qui citati e ricorrete ad esso durante il tempo consigliato al fine di eliminare queste piccole alterazioni che compromettono l'aspetto della pelle. Tenete conto che i risultati potrebbero tardare nell'essere visibili e che questi variano da caso a caso.